Che peccato, che peccato. È una gran bella partita veramente giocata dal nostro Lecce. Abbiamo modo di vedere, giocato meglio rispetto al Torino. E ovviamente questa prestazione non era assolutamente scontata perché affrontavamo una squadra in forma che ha cominciato veramente benissimo il suo campionato. Però c'è un rammarico, c'è quella cosa lì. Per tutte le occasioni che abbiamo sprecato, il gol era alla portata sicuramente, però purtroppo ci rimane sempre quel problema della poca freddezza sotto porta. Purtroppo abbiamo commesso degli errori che hanno pagato, perché secondo me i 3 punti potevano essere portati a casa, ma ripeto, prima della gara avrei firmato assolutamente per uscire indenni dallo Stadio Olimpico del Grande Torino. Bentornati sul mio canale Torino Lecce 0-0. Prima di cominciare a parlarne, vi invito come sempre a lasciare tanti pollicioni in su. Iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra in merito a questa partita. Questo Torino Lecce 0-0 mi ha ricordato molto quella partita che, se non erro, giocavamo a Cagliari qualche anno fa, che anche lì terminò 0-0, era forse verso fine campionato, in cui tirammo in porta tantissime volte, ma alla fine non riuscimmo a vincere. Mi ha ricordato un po' quella gara lì. Primo tempo in cui Lecce è sceso in campo veramente ben ordinato, sin dall'inizio, un Torino che ha avuto sì qualche occasione, ma non è stato alla fine pericoloso, una spaccata di Ricci, una conclusione di Ilic da calcio di piazzato, sempre alto sopra la traversa, qualche movimento di C. Adams, ma alla fine non abbiamo corso assolutamente rischi. Noi invece siamo andati vicino al gol con Kristovic e con il colpo di testa di Morente che si è divorato il gol praticamente da 5 centimetri. Quegli errori in Serie A non si possono fare, perché poi vedete, questi errori alla fine li paghiamo. Questi errori li paghiamo. Peccato, un'altra occasione con Kristovic, dei tiri da fuori area di Berisha. Peccato. 0-0 quindi alla fine del primo tempo. Secondo tempo in cui invece entra Pirotti, entrano anche Uden e Rafià per dar vita, diciamo, a un Lecce sempre più offensivo, perché la volontà era quella di portarla a casa la vittoria. Cioè, il sistema di gioco l'aveva fatto intendere. Abbiamo avuto veramente tante occasioni, soprattutto quella nitida in cui Pierotti se n'era andato per vie centrali, ha servito Kristovic davanti alla porta e col destro però non ha angolato per niente il tiro. Bella la parata di Milinkovic, però lì Kristovic poteva fare meglio. Bella partita di Kristovic, ovviamente di tanto sacrificio, di tanti palloni recuperati, però è un attaccante che a volte non capisco perché. Cioè, sembra davvero essere più mancino che col destro. Cioè, tira meglio col sinistro che col destro, che col suo piede naturale. Sembra un paradosso, ma è così, veramente. E poi anche un'altra occasione di Pierotti che è andato avanti e però ci ha battato il pallone. Partita veramente perfetta in difesa con Baschirotto e Gaspar che non hanno fatto passare nulla. Gallo che ha lasciato un po' di spazi, diciamo, sulla destra, ma alla fine i pericoli non ne ha accorsi. Gilbert è sempre un sergente, cioè ordinato, compatto, ha sbagliato veramente pochissimo. Pierret che è stato quello un po' così e così perché è stato ammonito nel primo tempo e ha rischiato anche di prendersi il secondo giallo in un paio di circostanze. Infatti poi Gotti lo ha cambiato subito perché ha capito che se Pierret fosse rimasto in campo al 70% saremmo rimasti in 10 e per come alla fine abbiamo giocato, sarebbe stato un peccato. Quindi, dopo poi 4 minuti di recupero, la partita finisce così, con un Torino che nel secondo tempo praticamente non ha mai tirato verso lo specchio della porta, un Falcone che è stato alla fine uno spettatore della partita, e sì, alla fine un punto guadagnato, ma anche 2 punti persi da questo punto di vista. Una sorta di pareggio dolce amaro, ecco, proprio per i motivi già citati. Con questo punto saliamo a 4 punti in 4 gare, manteniamo la nostra 13ª posizione in attesa ovviamente di vedere le altre. Il Cagliari giocherà col Napoli, il Monza contro l'Inter. Certo è che se fossimo andati a 6, però potevamo rimanere anche a 3, ovviamente. Quindi va bene così. Vi ringrazio di cuore per aver visto questo video. Forza Lecce sempre e alla prossima con nuovi contenuti sulla nostra squadra del cuore. Ciao a tutti.